oggi, perché prosegue una collaborazione e si intensifica una collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, quindi è una ulteriore tappa in un cammino che abbiamo percorso, stiamo percorrendo insieme. Il Comandante ha già ricordato il protocollo d'intesa che abbiamo siglato nell'ambito della protezione civile, che noi consideriamo un protocollo importante perché la parte, diciamo, di collaborazione anche sulla formazione sicuramente per i nostri uomini è una parte estremamente importante, così come questo distacco che noi facciamo, quindi questa mobilità quindi tra il comune e i vigili del fuoco nell'ambito della prevenzione, quindi per dare risposte più sollecite, più puntuali e anche con una sempre maggior competenza. Quindi quella di oggi è un'ulteriore tappa, sono appunto 6 veicoli che noi oggi consegniamo ai vigili del fuoco proprio per rafforzare questo percorso che ci vede lavorare insieme naturalmente anche su diversi tavoli, il tavolo per la sicurezza in prefettura. Abbiamo un software che è il nostro sistema integrato per le emergenze che è integrato col vostro software, quindi è un lavoro che facciamo che è sempre più sinergico perché poi ai cittadini non interessa chi dà o chi eroga il servizio, ma interessa avere un servizio in questo caso sia di prevenzione e di soccorso che sia il migliore possibile. Sono tantissimi gli episodi e le attività che voi avete fatto in questi periodi anche sul tema del soccorso. Via Lomellina, penso, non so chi di voi era presente in Via Lomellina, però era stata una notte lunga, dura, difficile quella. Bene, io questa mattina ho incontrato la mamma di Francesco Viola, di quel bimbo che era rimasto allora ucciso. E Viola è venuta a trovarmi, avevo visto la sua mamma qualche settimana fa in un'occasione di un'inaugurazione di un centro per i giovani a Ponte Lambro. E in quell'occasione Viola non c'era, però la mamma mi ha detto che Viola avrebbe avuto piacere di salutarmi e che aveva avuto una bimba. E quindi l'ho invitata a venire da me a trovarmi, è venuta con Cristian che è cresciuto, io non l'avrei riconosciuto, devo dire, sono passati 3 anni ma è cresciuto, e con Ginevra, una bellissima bimba, e con un sorriso che lei è tornato per questa meravigliosa piccola bimba che ha colmato sicuramente un vuoto e testimonianza di una rinascita.